Salve a tutti. Nella prima parte di stagione abbiamo visto l'MSP di Samuel e compagni prendere confidenza con lo storico campionato di promozione. Un campionato fino ad ora molto tosto ed equilibrato. Una grande seconda parte di stagione attende l'MSP, che dovrà recuperare Samuel dall'infortunio, ma soprattutto, punti preziosi per una storica salvezza. Riusciranno Samuel e l'MSP a centrare i loro obiettivi? Scopriamolo. Ragazzi, sono appena tornato dal viaggio in Arabia, direttamente dalla bellissima esperienza in Serie A, signori. Eccomi qua, adesso ho saltato una gran parte della settimana di allenamenti. Oggi siamo già venerdì, adesso sto andando a casa perché devo prepararmi e prendere la roba per andare a fare allenamento. Unico mio allenamento di questa settimana. Adesso vedremo se il mister domenica mi schiererà in campo oppure no. Diciamo che il dolore alla caviglia è migliorato rispetto a un mese fa, è un po' passato, però non è ancora del tutto guarita questa benedettissima caviglia. Mi spiace molto perché sento che i compagni hanno bisogno di me e io ho bisogno appunto della squadra, dell'MSP per raggiungere i nostri obiettivi. E niente, insomma, adesso andiamo a fare allenamento, vediamo che cosa ci proporrà Mr. Fanti, ma soprattutto vediamo ad arrivare a domenica come la squadra riuscirà a comportarsi. Spero che possiamo fare veramente bene questa domenica, anche perché è un bellissimo scontro diretto questo di questa domenica. Samuel è tornato e ora siamo più carichi che non mai. Ci siamo, gente, let's go. O gioco verticale o cambio di campo. Quando è preferibile il cambio di campo? Quando da una parte sono chiuso, vado velocemente dall'altra. Non vuol dire cambio di campo per forza, ma anche tramite il vertice. Allora partiamo. Una partita che all'andata noi abbiamo meritatamente perso e che assolutamente, assolutamente deve essere ribaltata. Innanzitutto come prestazione, perché noi all'andata facciamo una prestazione molto modesta, molto scialba, in virtù anche del fatto che avevamo la preparazione sulle gambe, non ci conoscevamo ancora benissimo. Mentre adesso, secondo il mio punto di vista, siamo tutta un'altra roba. Sebbene la squadra durante il percorso si sia modificata ancora, perché abbiamo preso 2 o 3 ragazzi nuovi, qualcuno è andato via, abbiamo qualche assenza, che però non deve essere alibi assolutamente, perché comunque giochiamo in 11 e giochiamo in 11 competitivi, perché l'avete dimostrato domenica.
Ecco, se vi devo fare un appunto, se non vogliamo incappare incazzate, bisogna che miglioriamo assolutamente quello che abbiamo fatto domenica, che già di base è stata una partita buona, però ragazzi dobbiamo migliorare, perché domenica abbiamo regalato sicuramente un gol in maniera clamorosa e queste cose non devono succedere. E poi anche l'altro gol l'abbiamo regalato a centrocampo, non bisogna perdere la palla, quindi bisogna giocare a uno o due tocchi, boh, finito lì, va bene? Forza. Un buon pomeriggio dallo stadio Ponte Rivabella da Massimo Marianella. È una giornata incredibile perché si affrontano MSP Calcio contro Atletico, 17esima giornata di campionato, e c'è l'assenza di Samuel che pesa tantissimo per i padroni di casa, ma l'arbitro Giannani è pronto a dare l'inizio a questa partita, anche perché sono soltanto divise da 3 punti in classifica. MSP ha 21, mentre l'Atletico in zona un po' retrocessione ha 18. Questo fa capire quanto è difficile questo campionato. Rimessa laterale per l'Atletico, riceve Kelly che prova ad avanzare con un campanile, si lotta, la palla che arriva lì, punta ancora Richeldi e poi deve uscire però Comastri. Calcio d'angolo, batte corto, parte lo spiovente, ancora Comastri, la palla che rimane lì e l'Atletico. Calcio di punizione, parte il sinistro, altissimo, purissimo e levissimo. Ancora l'Atletico che sembra aver iniziato meglio. Sicuramente le varie assenze dell'MSP sono un fattore. MSP che in questo campionato ha perso 7 volte, ha pareggiato 3, ha vinto soltanto 6 volte. Deve trovare assolutamente la vittoria. Oggi però perde il pallone malamente e prova a ripartire ancora Kelly, che fa semina il panico, parte il destro e la palla che esce di pochissimo. Grandissima occasione per l'Atletico. Ancora rimessa laterale in avanti per gli ospiti, che provano a fare un qualcosa su quella fascia. Rimane lì ancora sulla destra il pallone per Bondioli, che prova la conclusione, allontana tutto però l'MSP. Ancora in avanti con Popolo, la stella, il nuovo giovanissimo, classe 2005 Popolo. Pallone in mezzo, ancora di testa, la palla che arriva lì per Popolo, il mancino, forse c'è un tocco di mano da calcio di rigore. Proprio Popolo, ne parlavamo pochi istanti fa, il più giovane, con una grande giocata. Sul dischetto Bartolini, si aspetta solo il fischio di Zannani. Parte Bartolini, il destro, la parata e poi ancora Popolo. Grandissima parata di Mazzini, il pallone dentro, il tocco, arriva l'autorete clamoroso di forse Barbieri. E c'è il replay, andiamo a rivedere con il cross in mezzo di Popolo, la palla che rimane lì e c'è, anzi è l'autogol di Garofalo. 1-0 MSP che sfrutta tantissimo le occasioni. Di punizione, parte lo spiovente, però finisce qui il primo tempo per Zannoni. Duplice fischio, tutti a bere un tè caldo. Una vera occasione per l'MSP, la butta dentro, mentre l'Atletico ha chiaramente buttato via qualche occasione. Fine del primo tempo, ragazzi, eccomi qua di nuovo in campo. Come avevo già detto, quasi sicuramente non sarei partito titolare perché ancora non sono al 100% con la caviglia. Primo tempo, ragazzi, dove noi siamo un po' mancati, 1-0 per noi, rigore meritato, per il resto non meritato perché stanno giocando più loro. Noi siamo rimasti un po' come il Milan in spogliatoio, noi siamo proprio entrati in questo primo tempo, però 1-0 per noi, che se non saremo bravi nel secondo tempo a iniziare a giocare come si deve giocare a calcio e a fare il 2-0 e chiudere la partita, ci potrebbe essere delle sorprese. Spero non vada così. Noi comunque sì, stiamo giocando abbastanza benino, possiamo fare di più. Adesso il mister mi ha mandato a scaldarmi e quindi vediamo se ci sarà il mio ritorno finalmente in campo. Vediamo un attimino come sto, mi scaldo bene e vediamo come sta la caviglia, e dai, speriamo di chiudere in bellezza con il mio ritorno con questi 3 punti, ragazzi. Ci vediamo nel secondo tempo.
rosso in mezzo ancora di Popolo! E c'è un gol incredibile, Popolo! Pensate che Popolo è il giocatore con meno presenze in campo. Ed è anche quello con il gol più bello, sicuramente una storia meravigliosa. Andiamo a rivederlo. Ricorda tantissimo quello di Shevchenko con Buffon. Gol fantastico. 55esimo, ancora Popolo che sta arando il campo su quella fascia. Il numero 11, pallone in mezzo, forse un altro tocco di mano. Il destro di Rotatori. Ora l'Atletico che deve sicuramente trovare qualcosa di meglio per impensierire proprio Comastri, che si allunga, si distende, forse tocca anche il pallone. Calcio d'angolo, battuto velocissimamente. Ancora Romagnoli, il cross in mezzo, Comastri. Meraviglioso Comastri, che è uno dei portieri più riconosciuti a livello mondiale. Calcio di punizione. Ancora il mancino di Dal Monte. Palla che si impenna, la palla che finisce dentro l'area. Forse c'è calcio d'angolo. Rimessa laterale ancora per l'MSP, proprio lì dove è nato il secondo gol meraviglioso di Popolo. Si destreggia benissimo però Bertan. Ancora Popolo, mancino, colpo di testa e la palla che finisce in rete. Forse però è stato fischiato il fuorigioco, ma ancora una volta Popolo. Devastante Popolo. Poi ancora subentra il compagno Lucarini, che riserve ancora Popolo. Cross in mezzo basso, tocca Mazzini, tanto basta per farla dare il calcio d'angolo. Ancora Atletico che prova a riaffacciarsi con il numero 10, Richeldi. Palla dentro, poi Comastri ci mette il piedone. Rimane in avanti l'Atletico, che prova a girare il pallone ancora così. Grande intervento di Lucarini, che vede dalla parte opposta un velocissimo golace, uno contro uno. Poi si ripropone ancora Lucarini con il mancino, poi riesce a toccare per Popolo. Grande azione, Popolo, il sinistro, e ricorda tantissimo il sinistro del calcio di rigore. Stavolta però non tocca con la mano. Parte lo spiovente, tocca di testa il giocatore dell'Atletico. Forse era chiaramente rimessa dal fondo. Calcio d'angolo, 75esimo minuto, 2-0 per l'MSP. Parte il cross in mezzo a cercare il colpo di testa e la palla che finisce fuori di un soffio. Meraviglioso. Insiste ancora l'Atletico, pallone dentro. Colpo di testa di Kayumi, colpisce tutto però Comastri dentro l'area di rigore. Ancora una volta Kelly prova a girarsi, lo chiude straordinariamente Dal Monte col suo mancino delicatissimo. Pallone dentro, colpo di testa cercato Comastri. Ora dentro prova a scattare Bartolini, che si gioca l'uno contro uno. Se ne va via Bartolini, sale l'attaccante principe dell'MSP, messo giù, giallo. C'è l'epurazione per Marco, parte il destro facile per Mazzini. Manca un minuto e prova ad attaccare ancora l'Atletico. Bellissima questa visuale, ha provato a replicare con di Popolo, ma ovviamente non c'è riuscito. Ancora in avanti l'Atletico, ormai manca soltanto il fischio di Zannone. Parte il cross in mezzo, il tocco, la palla che rimane lì, e però Comastri dice di no. Grande partita di Comastri. Molto probabilmente è l'ultima azione della partita. Cross in mezzo a cercare le punte, finisce qui. L'MSP vince, gli uomini di Fanti riescono a battere l'Atletico con una prova comunque molto molto importante. Autogol e gol di Popolo. Però può essere soddisfatto il mister. Oh, vi ringrazio per essere stati con noi. Un saluto e un ringraziamento da Massimo Marianella, dallo stadio di Ponte Rivabella. Ma vale tirare senza guardare così? Allora, l'altra volta verso. Ma tira per sbaglio, tira per sbaglio. Bro, risultato, bro.
Allora ragazzi, si conclude qua questa magnifica partita 2-0 per noi. Grandissima vittoria, perché lato classifica ci proietta 24 punti. Non dobbiamo staccare la spina, perché come avete potuto vedere dai 90 minuti che abbiamo giocato, ragazzi, è un attimo in promozione. Sbagliare un controllo, sbagliare un passaggio e ritrovarsi sotto di due gol, di un gol, e far recuperare lo svantaggio da parte degli avversari. Oggi partita nostra un po' bruttina, devo dire, perché diciamo che gli avversari, posso dire, hanno giocato leggermente meglio rispetto a noi, nel senso che hanno attaccato di più, anche se hanno concretizzato molto meno rispetto a noi. Noi abbiamo avuto due occasioni di cui un gol, ragazzi, fantascientifico. Popolo, nuova stella dell'MSP, signori. Tanta, tanta roba. Classe 2005, veramente bravo. E quindi la partita di oggi finisce qua. Mi ha mandato a scaldare, mi aveva chiesto le mie condizioni. Io ho visto che eravamo già sul 2-0. Ho detto, mister, forse è meglio non rischiare, perché ancora non mi sento ancora la caviglia al 100%, purtroppo. E poi sì, giustamente sono anche appena rientrato dal viaggio appunto in Serie A a Riyadh per la Supercoppa, quindi ci sta, avevo pochi allenamenti sulle gambe, quindi ci può anche stare. Prossima settimana farò di tutto per partire titolare o per giocare la prossima partita contro la Quarantolese. Spero io di ritornare più presto in squadra. La prossima settimana mi allenerò e poi ci vediamo direttamente in campo contro la Quarantolese. Eccolo! Siamo qui con l'autore del secondo gol, ragazzi, nonché nuova stella dell'MSP classe 2005, Popolo! Oh, gran gol! Allora, primo gol, merito tuo, l'hai messo in mezzo. Preso rigore. Hai preso rigore, grandissimo. Secondo gol, mamma mia, che gol hai tirato fuori! Oh. Quello di la verità, cercato oppure hai tirato così a caso? Sì, mezzo cercato, mezzo tirato a caso. Io ho corso forte verso il portiere e poi la palla è entrata. Gran parabola, ragazzi. Io mi stavo scaldando, mi sono girato, ragazzi, ho visto la palla entrare e ho detto: ma cos'è successo? Ho fischiato per caso qualcosa? Vabbè, che ho visto che eravate lì nell'angolino. A un certo punto vedo la palla entrare con questa palombella e ho detto: complimenti. Sei partito veramente forte, nuovo componente dell'MSP, nuovo acquisto del mercato di gennaio da parte del nostro magnifico DS, complimentoni a noi. Dai, io devi arrivare almeno 10 gol. Speriamo. Poi adesso subentrerò anch'io nella prossima partita, esatto, quindi ti darò una mano. Ci vuole. Quindi stai pronto che ti darò una mano. Sì. No. E quindi, bravissimo, dai. E se volete anche voi diventare forti come Popolo, mangiate il riso col pollo, mi raccomando, è sponsor di questa serie. Io vi ringrazio per aver visto il video, come sempre lasciate un commento su come avete visto la partita, lasciate un grandissimo like per supportare il canale e soprattutto iscrivetevi dall'MSP. Questa bellissima domenica è tutto, spero che anche le vostre partite siano andate bene come la mia, e allora ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!